salto per cercare di capire come può arrivare a Rocca Spromonte una immagine di questo tipo e che cosa possa significare. Allora dobbiamo tenere presente che uno dei personaggi più importanti che ha influenzato la storia della nostra regione è un certo Bartolomeo di Capua. Bartolomeo di Capua è stato poi feudatario di Sepino, di Riccia, di buona parte del territorio che va da Sepino a Riccia, addirittura fece spostare i confini territoriali della Capitanata per portare Sepino e soprattutto Riccia nel Molise, perché successivamente poi egli aveva la possibilità di gestire meglio queste proprietà. Ma Bartolomeo di Capua è famosissimo per essere stato il logoteta di Carlo II d'Anciò. Bartolomeo di Capua è colui che in effetti architettò la scelta di Celestino V quando poi fu voluto dagli Angioini. Allora il logoteta era il consigliere personale del re. Carlo II, quando era seduto in trono, aveva alla sua destra Bartolomeo di Capua che gli suggeriva le cose che doveva fare. Bartolomeo di Capua aveva il potere, per esempio, di dare ai cardinali delle concessioni. Personalmente gli decideva quale cardinale poteva avere determinate concessioni. Siamo in un'epoca molto molto particolare, perché questi portali nascono nel momento in cui Giovanni XXII concepisce un'idea teologica un poco particolare. Giovanni XXII è stato uno dei peggiori papi della Chiesa, la Chiesa stessa che ne riconosce la sua ferocia, mandava la gente a morire quando non era d'accordo con lui, anche accusato, perseguitò i fraticelli che nel Molise avevano una larga presenza. Ecco, Giovanni XXII sostenne un'idea teologica secondo la quale quando si moriva e si veniva portati in chiesa, se voi scavate qui sotto trovate le ossa dei vostri antenati, perché prima i cimiteri non esistevano, si seppelliva in chiesa, Giovanni XXII sostenne un'idea nuova, cioè l'uomo quando muore, la sua anima non finisce immediatamente in paradiso o all'inferno, ma viene parcheggiata fino al momento del giudizio universale, viene parcheggiata sotto l'altare, quindi rimane questo momento particolare. In effetti fu detto questo perché la Chiesa aveva bisogno di denaro e si inventò tutto ciò che poi dette luogo alla riforma protestante, perché attraverso queste operazioni si voleva sostenere che se aumentavano le preghiere si aveva la possibilità di accorciare il momento del purgatorio delle anime che aspettavano di essere ancora giudicate. Quindi immaginate com'era complicato e perché poi troviamo questi segni sulle stesse chiese. Vedete, stiamo parlando di un semplice giglio, quante cose si possono ricostruire dalla presenza di un giglio, perché quando arriveranno poi gli aragonesi nel 400, questi gigli verranno non più considerati, molto spesso verranno cancellati, perché sono il simbolo del potere precedente. Ma veniamo a questa testa, che cosa può significare? Allora, prima di farvi vedere l'immagine successiva, credo che ognuno di voi abbia sentito parlare dei carlini. Quando si parla di monete antiche si pensa al carlino. Il carlino fu inventato da Carlo II, che era il re di Bartolomeo di Capua, era il protettore vero di Bartolomeo di Capua. Il carlino fu inventato da Carlo II d'Anciò in sostituzione del vecchio tornese. Ora, le monete erano degli elementi che circolavano con l'immagine del re messa su ogni moneta. Ecco, se andiamo avanti, noi conosciamo un'immagine di Roberto d'Anciò, questa è una figura più o meno stilizzata, ma ecco, questo è un carlino in cui è rappresentato Roberto d'Anciò. Vedete la capigliatura, una corona in testa, regge la sfera con la croce, ma soprattutto ha un'asta in mano con il giglio in alto. Quindi abbiamo due elementi particolari: una figura di una persona senza barba, con i capelli lunghi,
con soprattutto l'emblema del giglio. Ora questo portale che qui conservate benissimo a Rocca Spromonte non è stato fatto a Rocca Spromonte, non potete immaginare che qui ci fosse una scuola di scultura, ma molto probabilmente è stato fatto a Napoli, è stato fatto nei luoghi dove esistevano delle scuole di scultura. Non è rozzo, è un portale di altissimo livello tecnico e di grande bravura stilistica, per cui ho il sospetto che questa immagine voglia rappresentare proprio il re Roberto d'Angiò o Carlo d'Angiò, che influenza non solo la politica dell'epoca ma anche tutta l'attività religiosa che con gli Angioini ebbe uno sviluppo particolare. Veniamo adesso all'interno della chiesa. È una chiesa un po' particolare, a due navate. In genere questi tipi di chiesa appartengono più alla cultura francescana. Gran parte delle chiese francescane sono a due navate, perché una navata è dedicata al santo titolare, San Francesco, altri santi, e l'altra navata in genere è dedicata alla Madonna. Qui non sappiamo se il motivo sia della doppia dedicazione o semplicemente del fatto che per necessità di spazio e per dovendo utilizzare come transetto la vecchia chiesa si sia optato per una forma un po' particolare. Una cosa è certa, che l'elemento caratteristico che crea un certo interesse è dato proprio dalla presenza di queste pitture e da una serie di reperti, come la base dell'altare che Don Alessandro ha riutilizzato, sono dei capitelli messi al contrario, ma utilizzati come base, qui vedete di nuovo la presenza del giglio, oppure questo stemma che ci fa capire che vi è stata una sorta di damnatio memoriae, uno stemma bianco, quindi è stato cancellato l'emblema che vi era sopra rappresentato. E questo è l'altare di cui abbiamo parlato prima, molto bello, peccato che è messo lateralmente, ma insomma, meriterebbe una considerazione maggiore. Vi è il fondo battesimale. Don Alessandro non è convinto che sia un fondo battesimale, di dire che sia una pila, non è così. È l'antico fondo battesimale che poi è stato portato via da questa chiesa, fortunatamente recuperato e poi rimesso in questo luogo, quindi ha un significato particolare. I fondi battesimali più antichi sono piuttosto ampi, perché nonostante la Chiesa abbia iniziato a fare il battesimo versando l'acqua sulla testa del battezzando, in realtà in molti casi si è continuato con il rito orientale della immersione del bambino direttamente nella vasca. Quindi probabilmente questa è una ulteriore attestazione di una continuazione di rito che poi si è perso nel tempo. Ecco, allora andiamo invece a guardare queste rappresentazioni che hanno un significato molto molto particolare, legato alle sacre rappresentazioni. Sono tutti simboli legati alla passione di Cristo. Se li analizziamo uno per uno, noi vi riconosciamo quegli elementi che una volta, o in molti casi ancora oggi, venivano portati appresso alle processioni del Venerdì Santo. Sono i simboli della passione di Cristo e quindi possiamo quasi mettere in ordine, perché si tratta, ecco, in questo caso di un putto che regge un gallo. Ricordate la frase del Vangelo, quando Pietro, che voleva dimostrare di essere grande fedele di Cristo, Cristo gli dice: guarda, mi tradirai, mi rinnegherai tre volte prima che il gallo canti. Quindi molto spesso voi vedete, per esempio, questo monito riportato sulle vette, sull'apice dei campanili. C'è un gallo molto spesso che segna anche il vento, ma che vuole ricordare proprio questa incapacità dell'uomo ad essere sempre fedele. Oltre il gallo, qui vediamo, sto cercando dei capire. Ah, una lanterna, ecco, un altro punto regge una lanterna, perché la scena del tradimento di Cristo avviene al buio nell'orto del Getsemani e molte rappresentazioni antiche fanno vedere sempre dei soldati che con la lanterna cercano di illuminare la scena del tradimento di Giuda che sta per baciare Cristo. Oltre alla lanterna, poi andiamo avanti, c'è un altro punto che regge una borsa, regge un sacchetto. Sono le 30 monete
di Giuda, che qui vengono rappresentate su una spalla dell'arco. Qui c'è una sorta di catena con la quale Cristo fu arrestato, fu portato alla colonna, e c'è il punto che regge la colonna alla quale fu legato Cristo per la sua flagellazione. Oppure, andando più avanti, poi comincia la... qui ovviamente sono le pitture rimaste, dobbiamo immaginare che tutta la chiesa era dipinta. In questo caso vedete il velo della Veronica con l'immagine di Cristo stampato sul fazzoletto, oppure la scena dei chiodi, perché nel racconto dei Vangeli poi si dice che Cristo fu inchiodato sulla croce, e quindi sono i simboli della passione qui rappresentati con un mazzetto di quattro chiodi in mano al punto. Oppure questo ancora con un angelo che ha una canna in mano e una spugna, la spugna che fu usata perché venisse intinta nell'aceto e venisse data a Cristo perché si potesse dissetare in una maniera un poco particolare. Oppure questa che non riesco a vedere, c'è scritto comunque sotto, ecco la lancia. Anche questa lancia è molto molto particolare, perché apre uno scenario della tradizione cristiana molto molto particolare. Voi sapete che si doveva fare la verifica se Cristo era morto o no, e si chiamò un soldato, si riteneva un poco scemarello, perché non ci vedeva bene, e quindi dettero a lui l'incarico di provare con la lancia a spaccare il costato di Cristo per verificare se dal costato usciva sangue, usciva acqua. Fu chiamato un certo Longino, questo lo raccontano i Vangeli apocrifi, non è raccontato nella Chiesa, nei Vangeli ufficiali della Chiesa. Però se voi andate a Roma, vi capita di andare nella chiesa di San Pietro sotto la cupola, voi trovate che i quattro angoli della cupola, i quattro pilastri, sono rappresentati Sant'Elena, la madre di Costantino che scoprì la croce di Cristo, il luogo dove era nascosta la croce di Cristo. Poi c'è Sant'Andrea che morì crocifisso sulla croce di Sant'Andrea, poi c'è San Pietro che fu crocifisso a testa in giù, e poi c'è la rappresentazione di San Longino. Questo santo molto particolare, che poi divenne vescovo nella Cappadocia, proprio perché non ci vedeva, fu invitato a fare questa operazione. In molte rappresentazioni San Longino viene raffigurato mentre si preme un occhio. Chi non vede molto bene certe volte cerca di mettere a fuoco premendo i propri occhi, ecco, viene così rappresentato, e con la lancia bucò il costato di Cristo, ma alcune gocce di sangue finirono sui suoi occhi, fu un miracolato, e quindi divenne uno dei fedelissimi di Cristo, tant'è che poi fu fatto vescovo in Cappadocia. Questo racconta la tradizione cristiana apocrifa. E qui ecco la lancia rappresentata in mano a uno dei punti, avanti ancora. Poi c'è la scala, qui siamo nell'ultima fase della crocifissione, quando Giuseppe d'Arimatea viene autorizzato a togliere dalla croce il corpo di Cristo. Ovviamente utilizza una scala per potersi appoggiare e delle tenaglie per staccare i chiodi. E tutte queste cose sono rappresentate in questi tre archi che vedete alla vostra destra. Sono un'espressione importante della tradizione, perché fanno capire tante cose. Intanto la presenza di una cultura religiosa legata alla passione di Cristo, e quindi vengono apprezzati i momenti della passione di Cristo con una sorta di rappresentazione sacra dipinta sulle pitture. Oppure la Madonna incoronata, che è un'altra rappresentazione tipica dei nostri paesi. Ce ne sono almeno 20 di paesi che vedono nella Madonna incoronata uno degli elementi di riferimento della tradizione. Un culto che nasce dal 1002 in poi. Secondo un'antica leggenda, il conte di Ariano si trovò dalle parti di Foggia per una battuta di caccia, secondo che mentre dormiva in questo casolare sperduto in Puglia, vide in lontananza una luce, fu richiamato da questa luce, si avvicinò all'interno di questa foresta e vide una donna su un albero.
fu preso da grande paura perché non riusciva a capire chi fosse questa donna, si trova a passare un contadino che andava al lavoro, che si portava dietro un caldaio pieno di delle cose che avrebbe mangiato per l'intera settimana, un certo strazzacappa, il quale vede e capisce che si tratta della Madonna, cosa che non aveva capito il conte di Ariano, allora versa l'olio in questo caldaio e accende uno stoppino. Ecco, in genere questa rappresentazione della Madonna incoronata è accompagnata dalla presenza di strazzacappa, molto spesso è appeso un caldaio, quindi credo sia sparito, probabilmente lo avranno rubato oppure non è stato messo, e in genere compaiono due buoi a fianco all'immagine stessa, però è un'attestazione di un culto che si lega alla presenza del tratturo, perché tutto ciò che porta in fuga poi ritorna sotto forma di concezione religiosa e come tradizione anche dalle nostre parti. Io ho finito, vi ringrazio.